Salve amici di Aesthetic Summer News, di cosa parliamo questa mattina? Di un argomento molto molto interessante, cioè i filler. Se ne sente spesso parlare, c'è molta confusione sull'argomento, ma soprattutto nei filler è importante sapere che è una famiglia molto ampia, che comprende tantissimi tipi di filler, tantissimi materiali e diciamo subito, evitate assolutamente quelli che sono i filler non riassorbibili. Questi filler negli anni hanno dato tantissimi problemi, quindi il consiglio che vi do, evitate i filler non riassorbibili. Poi nella grande famiglia dei filler riassorbibili sono dei filler formati da sostanze diverse, dall'acido ialuronico, a frazioni di collagene, possono essere arricchiti con vitamine, con amminoacidi, idrossiapatite, insomma ce ne sono tantissimi tipi. Il vostro medico vi dovrà dire sempre che tipo di filler vi impianta, perché è importante, è un vostro dovere saperlo, è un dovere del professionista dirvelo e darvi anche una targhettina che serve per la tracciabilità del prodotto. Ma al di là di questo discorso generale sui filler, vi volevo parlare oggi della grandissima novità nel campo, in questo campo, ovvero quelli che vengono chiamati i biofiller. Perché biofiller? Perché hanno una componente di questo prodotto che è fatto da un classico filler, l'acido ialuronico. Noi conosciamo l'acido ialuronico, è uno dei più comuni filler che noi conosciamo, uno dei più sicuri, quello che viene utilizzato non solo come filler in campo di medicina estetica, ma anche come in campo ortopedico. Diciamo che è uno tra le regine dei filler, uno tra i più utilizzati e senz'altro uno dei più sicuri, totalmente riassorbibile. Dall'altro canto, perché lo chiamiamo biofiller? Perché ultimamente sono stati creati dei filler che permettono, attraverso una tecnica che appunto ho standardizzato, di andare ad estrarre piccole frazioni di cellule staminali del proprio corpo, miscelarle con appunto l'acido ialuronico e creare quello che è un vero e proprio biofiller, che quindi unisce i vantaggi dell'acido ialuronico, quindi idratazione, azione volumizzante, con la parte delle staminali del vostro organismo che hanno una grande azione rigenerante. L'acido ialuronico lo si trova già preparato, naturalmente invece le proprie staminali bisogna andarle ad estrarre con delle microcannule, viene estratta una piccola frazione di stromal vascular fraction, che è una parte, una componente del tessuto adiposo all'interno del quale ci sono le cellule staminali. Questo trattamento viene fatto assolutamente con un goccetto di anestesia locale, è assolutamente un trattamento ambulatoriale, esattamente come un filler, unendo nel biofiller l'azione idratante, tonificante dell'acido ialuronico, la sicurezza dell'acido ialuronico associata alle vostre staminali, quindi la vera rigenerazione cutanea che dura nel tempo. Sicurezza totale, in quanto, come abbiamo detto, l'acido ialuronico è prodotto altamente testato, altamente sicuro, completamente riassorbibile, le vostre cellule staminali e il vostro tessuto, quindi in nessun caso può dare alcun tipo di problema. Il biofiller può essere ripetuto dalle 2 alle 4 volte l'anno, è un trattamento estremamente facile, semplice, sicuro, che darà dei risultati meravigliosi. Seguite l'argomento dei biofiller sul mio sito www.gennaichirurgia.it, vi è una pagina dedicata completamente ai biofiller, fate commenti e domande e sarò molto molto felice di darvi delle risposte. Alla prossima puntata di Aesthetic Summer News.